Si è svolta ad Alessandria la conferenza stampa di presentazione dei servizi e delle attività che il Corecom mette a disposizione dei cittadini piemontesi. In particolare, uno dei principali impegni del Comitato è rappresentato dal servizio gratuito di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti. Per offrire poi le medesime opportunità agli abitanti di tutte le province piemontesi, il Corecom ha informatizzato e decentrato il servizio di conciliazione, rendendolo fruibile in tutto il territorio regionale e attivando postazioni per le udienze a distanza, web conference, nelle sedi dell'URP, ufficio relazioni con il pubblico, di ogni capoluogo di provincia. Noi abbiamo deciso di arrivare nel territorio per parlare del servizio delle conciliazioni. Come abbiamo già ripetuto anche nelle precedenti occasioni, la maggior parte delle conciliazioni arrivano proprio dalla provincia di Torino e vogliamo far sì che anche i cittadini delle altre province siano consapevoli di questo servizio che è eccezionale e gratuito. Teniamo presente che solo nel 2016 sono stati restituiti ai cittadini 1.550.000 euro e sono stati restituiti dagli utenti alle compagnie telefoniche circa 250.000 euro. È un servizio importante, un servizio utile al cittadino, noi siamo presenti sul territorio e in questo caso nella provincia di Alessandria, così come in tutte le province, noi siamo presenti attraverso le URP con le presenti in web conference. Cerchiamo di illustrare quali sono le funzionalità e le azioni che il Corecom intraprende e doverosamente deve attuare in questo ambito, cercando di illustrare il fatto che il Corecom ha anche un radicamento territoriale attraverso quelli che sono le articolazioni degli uffici URP regionali che consentono ai cittadini che non abitano a Torino di poter fruire del servizio anche a livello locale, appunto recandosi presso gli uffici URP regionali che hanno a disposizione delle strumentazioni informatiche idonee per poter gestire in remoto la controversia, in particolare l'udienza di mediazione, ossia quell'udienza in cui il cittadino si incontra con la compagnia telefonica attraverso la mediazione di un funzionario del Corecom cerca di trovare una soluzione conciliativa della controversia. Quindi oggi siamo qui proprio per questo motivo, per sempre più diffondere la conoscenza di questo strumento che ritengo utile per la cittadinanza e per gli utenti del mondo della telefonia. Siamo qui ad Alessandria per cercare di divulgare sul territorio le funzioni e i servizi che offre il Corecom, funzioni e servizi che sono molteplici, dal servizio conciliativo trattino decisorio concernente le controversie tra utenti e operatori telefonici ad altri servizi che pure vanno ugualmente divulgati. Non dimentichiamo che il Corecom, oltre a presidiare la par condicio nei periodi sotto elezioni, cura anche il rispetto della normativa a tutela del minore con riferimento all'emittenza locale, sia radiofonica che televisiva. Quindi se le televisioni locali mettono in onda dei contenuti lesivi dell'armonioso sviluppo del minore, cosa c'è da fare in questi casi? C'è da inviare una segnalazione al Corecom, che apre un'istruttoria e se ravvisa appunto queste violazioni procura poi l'applicazione di sanzioni. Il Corecom sta monitorando molto da vicino e sta facendo rete su un fenomeno che si è di recente affermato con prepotenza, il cosiddetto fenomeno del cyberbullismo. Il Corecom come può dare una mano? Può dare una mano attraverso comunque programmi formativi, educativi, si fa molta prevenzione nelle scuole e poi, ma questo è un discorso in divenire, il Corecom si aspetta di ricevere delle competenze specifiche, insomma, dalla nuova legge sul cyberbullismo.